sui giornali a dire ora l'MPS è risanata, cittadini investite in MPS. Investite in MPS, ma quando mai si è sentito un premier che dice, fa una dichiarazione del genere e fa perdere i soldi a chi ha investito in MPS? Perché hanno perso i soldi quei cittadini ai quali voi avete fatto investire in MPS. E io dovrei stare calmo con lei lì seduto? Lei da lì non, lei lì non può stare. Dopo che fa queste dichiarazioni, lei lì non può stare. Un sistema bancario che se crolla, un sistema bancario. State in silenzio, avete parlato, parlate quando è il vostro turno. Allora, lei faccia il suo Presidente, lei intervento, deve faccia fare il il suo suo lavoro, intervento, però. non si Non lo devo preoccupi. fare io, No, lei lo no, no, deve no, no, lei è fare. garantito e lei lo deve fare il suo intervento. Vada avanti, deputato. Colleghi, E ora voglio colleghi, sapere io ho io già qual è il richiamato due vostro volte il obiettivo. deputato Voglio Villarosa. sapere qual Lasciate è il fare a vostro. me. Lei continui nel suo intervento. Ora, Presidente, voglio Ministro, voglio sapere qual è il vostro obiettivo. Perché ancora non l'abbiamo capito. Non avevamo capito i Tremonti Bond, non abbiamo capito i Monti Bond. Mettete soldi, mettete toppe, ma senza avere un obiettivo lungimirante. Dove volete arrivare? Se aveste nazionalizzato, perché sui Monti Bond c'eravate anche voi, eh? Non è che vi tirate indietro come oggi sui giornali, Tremonti e Renzi. No, sei stato tu, no, sono stato io. Ma chi volete fare ridere o piangere? Perché la gente perde i soldi e perde futuro. Voi probabilmente i soldi ce l'avete nel conto, ma ci sono persone che vivono con 485 euro al mese, che avevano ricevuto quei fondi, mi hanno raccontato personalmente, dopo una disgrazia, e che sono andati in banca con 80 anni di età e con nessuna conoscenza, e quel banchiere gli ha detto, sai che cosa fa? 80.000 euro, li investa, non li tenga nel conto corrente, li investa in obbligazioni subordinate. E voi invece di chiedere le azioni di responsabilità verso queste persone, gli avete azzerato i conti correnti. Fate pena e buttatemi fuori. Allora, adesso è iscritto a parlare l'onorevole Renato Brunetta.